Alonzo Harding Mourning nasce a Chesapeake l'8 febbraio del 1970. L'intera sua vita gli porrà davanti sfide che lui puntualmente prenderà di petto, affrontandole e sconfiggendole a muso duro, come è sempre stato abituato a fare sui campi da basket. Da piccolo i genitori divorziano e lui, prima sfida della sua vita, è costretto ad andare a vivere in una sorta di orfanotrofio, barra casa famiglia, presso Fanny Treat, quella che da lì in poi considererà come una madre. Fanny ha guidato ogni passo del mio cammino. Il suo messaggio era sempre «si può fare». Lei è molto affettuosa, semplicemente incredibile. Lei era lì quando avevo bisogno di qualcuno a cui appoggiarmi. Lei mi ha dato l'opportunità di crescere. Il piccolo Zoe cresce, e cresce veramente tanto, forse troppo. Alla high school, in un'era dominata a livello mondiale dai grandi centri, comincia a farsi notare con cifre da capogiro. 22 punti, 11 rimbalzi e 5 stoppate a partita. Già a 16 anni diviene un prospetto NBA e lui, che le sfide le prende di petto, accetta anche questa. Al college sceglie l'università di riferimento per i grandi centri, Georgetown. Il college di Washington, che ha sfornato tra gli altri Patrick Ewing e Dikembe Mutombo, lo forma e lui ricambia le attese. Diventerà leader ogni epoca per palle recuperate della Division 1 e con Patrick Ewing l'unico con oltre 2000 punti e 1000 rimbalzi in 4 anni di college. Sì, c'era ancora questa malsana prassi di farsi 4 anni di college prima di intraprendere la carriera professionistica. Prendetela come frecciata ai giovani d'oggi che si fanno ingolosire dai soldi facili abbandonando gli studi e poi hanno una meccanica di tiro da mani fra i capelli, vero Ben Simmons? A parte la divagazione, le cifre di Alonzo sono impressionanti. Viaggia 26 punti, 13 rimbalzi e più di 6 stoppate ad allacciata di scarpa. Nel draft del 1992 non viene scelto la prima assoluta solamente perché sopra di lui c'è e sempre ci sarà Shaquille O'Neal. Gli Charlotte Hornets non se lo lasciano sfuggire e lui, nel suo anno da rookie, diventa già uno dei centri più dominanti della Lega, con 21 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate e mezzo di media a partita. Il tutto contro gente come Shaquille O'Neal, Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, David Robinson e quella meravigliosa classe di centri. Ma anche questa volta niente premi. Shaq vince il rookie dell'anno, lui no. Nonostante arrivi ai playoff e perda solamente in semifinale di conference, proprio contro i Knicks di Patrick Ewing. La prima stagione a Charlotte alza di molto l'asticella e le aspettative nei suoi confronti. Le sue cifre e la sua costante cattiveria e presenza sotto canestro non mancheranno, ma gli Hornets non saranno più in grado di ripetersi, tanto da optare, nel 1995, per una trade che manda Alonzo ai Miami Heat in cambio di Glenn Rice. Ma ad est il territorio è saldamente in mano ai Chicago Bulls e ai New York Knicks, che in quegli anni battagliano costantemente per raggiungere le finali. Dopo stagioni in cui la sua presenza energica sotto canestro diventa simbolo di quei Miami Heat, diventa campione olimpico a Sydney 2000, ma al suo ritorno in Florida comincia il personale calvario del mago di Zoo. La sfida, l'ennesima della sua vita, è quella più difficile da affrontare. Gli viene diagnosticata la GSSF, acronimo della glomerulosclerosi segmentaria e focale, una malattia che colpisce i reni, estremamente provante e che per un giocatore di basket che per giunta fa della fisicità e dell'energia i suoi punti di forza, significa quasi certamente ritiro. Alonzo, che in panca piana alzava 220 kg, ora non riesce ad alzarne nemmeno 50, ma Zoe è un guerriero nato. Fanny, la sua madre adottiva, gli ha insegnato a non mollare, che tutto si può fare. Gioca 13 partite nel 2000-2001 e nonostante le evidenti difficoltà ne gioca 75 nel 2001-2002. Nel 2002-2003 ha una pesante ricaduta e questa volta sembra troppo anche per lui. Ma lui è un guerriero e non molla. In free agency firma per i Nets, ma questa volta non ce la fa più. A causa di ulteriori complicazioni, annuncia il suo ritiro. La sua salute è precaria, lotta tra la vita e la morte finché nel 2003-2004 un lontano cugino, tale Jason Cooper, gli offre un suo rene per il trapianto. L'operazione è rischiosa e non si sa quanto possa essere risolutiva. È un lancio di monetina. Miracolosamente le condizioni di Alonzo migliorano a vista d'occhio e lui, guerriero come sempre, rientra in NBA per la stagione 2004-2005 ai New Jersey Nets.
La squadra di New Jersey però lo sacrifica per arrivare a Vince Carter. Lui non vuole stare in Canada e si fa tagliare per rifirmare a 35 primavere con i Miami Heat. Ironia della sorte, come nel lontano 1992, giocherà all'ombra di Shaquille O'Neal, ma questa volta lo farà volentieri, da veterano di lusso e da uomo spogliatoio, portandosi dietro una voglia ed una determinazione senza precedenti. Non ci saranno problemi con O'Neal, la nostra rivalità non conta più, perché adesso sono nella sua squadra. La sua tenacia verrà premiata nel 2006, quando dopo una stagione per lui memorabile, in cui dimostra al mondo intero di aver stravinto la sua ennesima sfida, riesce a vincere l'anello e lo farà nella sua maniera, con un'energia pazzesca e stoppando tutto e tutti. Nella decisiva gara 6 delle Finals piazza 5 stoppate sonanti ai Dallas Mavericks, una più impressionante dell'altra, dominando fisicamente il centro area come ai tempi del college. La sua carriera termina in via ufficiosa l'anno successivo. Durante una partita con gli Atlanta Hawks si distrugge il tendine rotuleo ed il quadricipite. In via ufficiale si ritira il 22 gennaio del 2009 ed il 30 marzo dello stesso anno Pat Riley fa ritirare la numero 33, che non verrà mai più indossata da nessun giocatore di Miami. Mourning è stata una vera e propria speranza per quella fetta di mondo che lo ha visto riemergere dalle ceneri grazie ad un trapianto. Vorrei chiudere il pezzo con le parole dell'allora presidente Barack Obama. Voglio che tu sappia quanto siamo orgogliosi della tua straordinaria carriera, ma anche del modo in cui tu hai contribuito per il bene della comunità in tutti questi anni. Sei stato e continuerai ad essere un grande leader. Dio benedica la tua famiglia. Intendiamoci. Un leader non sempre perfetto, come nel caso della mega rissa con Larry Johnson nel 98, ma sicuramente un esempio di tenacia, costanza e forza mentale da portare come esempio per le future generazioni. Hall of Famer 2014, Alonzo Harding Mourning Jr.